Ciao Di, benvenuti a Palazzo Monti. Io sono Edoardo, fondatore e direttore del progetto di residenza per artisti che si trova in questo palazzo stupendo del 1200, tutto quanto affrescato nel 1750. È un palazzo suddiviso in tre piani che andremo a esplorare insieme, che racchiude, oltre al progetto di residenza per artisti, anche uno spazio espositivo e la collezione privata. Andiamo. Una peculiarità di Palazzo Monti è il fatto che vengano ospitati in residenza anche designer da tutto il mondo. Una peculiarità nel senso che la maggior parte delle residenze si focalizza principalmente su artisti come pittori, fotografi e scultori. Nel 2018 abbiamo avuto il piacere di collaborare con Etage Projects, una galleria di Copenaghen, di cui tutto il team degli artisti e designer che vengono rappresentati dalla galleria sono stati invitati a Palazzo Monti, tra cui Sabine Marcellis, Frederik Paulsen, Guillermo Saint-Thomas e Soft Baroque, che hanno realizzato, collaborando con gli artigiani nel luogo, una serie di lavori, molti dei quali sono poi rimasti in collezione, come questa sedia e questi sgabelli. Il divano a tre posti di velluto rosa, che si trova in una delle stanze affrescate, apparteneva al Ritz ed è stato acquistato ad un'asta nel 2016. Gli affreschi murali che vedete alle pareti sono del 1600 e siete alcuni tra i primi a vederli, essendo stati restaurati e riscoperti dopo 400 anni, proprio 2 settimane fa. All'interno del palazzo troviamo non soltanto opere d'arte acquistate o realizzate dagli artisti in residenza, ma anche oggetti di design, come questo paravento di Ilaria Bianchi, realizzato nel 2018, oppure questa seduta di marmo, realizzata nel 2019 da Pablo Limón. Un altro designer che ha lavorato con i materiali che si trovano intorno a Brescia è stato Davide Ronco, che ha realizzato questa libreria partendo da piccoli pezzi di marmo, altrimenti scartati, che provengono dalla cava di Botticino, proprio vicino a Brescia.